Buongiorno amici. Buongiorno ragazzi. Siamo in partenza, direzione Dubrovnik. Andiamo, andiamo. Il nostro viaggio riprendeva e Dubrovnik era una tappa a cui tenevo particolarmente. Poi scoprirete il motivo. Dubrovnik, detta anche Ragusa, si trova nel sud della Croazia. Noi avevamo prenotato un appartamento a Ragusa Vecchia. Niente raga, abbiamo deciso di fermarci un attimo, ma il nostro viaggio continua. E niente. Che sia. Pomodoro dov'è? Che ne pensi di questa pizza? Guarda, non c'è neanche la crosta, c'è l'incazzo. La cameriera mi ha educato. Allora raga, dopo aver mangiato una delle pizze più schifose della storia, la prima l'ho mangiata ad Amsterdam, fai te, c'era il grana sopra. Ci dirigiamo verso l'appartamento. Poi vedo le mare. Esatto. E via. E via. Siamo arrivati al nostro secondo appartamento a Ragusa Vecchia. A sto giro c'è il condizionatore, fuori c'è la zona cucina col barbecue. Sta freddo. Comunque raga, abbiamo trovato il primo croato, ci ha portato il drink, drink di benvenuto. Benvenuto, un amaro di benvenuto. Toccato mo magno. Come hai fatto? ma è... minchia fra, ma continua a uscire la puzza di me. Adesso ci mettiamo il costume e andiamo al mare. E quindi e quindi passiamo alla GoPro. La Croazia continuava a stupirci. Sbagliando strada ad un incrocio, abbiamo trovato questa splendida caletta, dove abbiamo fatto il bagno nell'acqua più bella di tutto il nostro viaggio. Sì, lo so, sarò ripetitivo, ma sti colori. Per la seconda sera di seguito siamo stati obbligati a fermarci. E cosa potevo fare in quel caso, se non delle riprese? Buongiorno e benvenuti in una nuova giornata in Croazia. Siamo ancora a Ragusa Vecchia. Oggi sarà una giornata molto tranquilla, molto rilassante, senza tanti sbattimenti. Sta a posto, fra, tu? No, mi sento male, fra. Il bello della Croazia, no? È che uno magari fa tanti chilometri in mezzo alle campagne, nei posti più sperduti, e pensa che alla fine non ci sia niente, no? E poi trovi tipo questi posti. Vabbè raga, dopo aver fatto un piccolo bagnetto qua, abbiamo deciso di tornare verso Ragusa Vecchia, mangiare qualcosa per strada. E come ti piace?
Poi abbiamo questa fontina speciale della Slovenia, fatta con le mani ai piedi, guarda, sudati dagli operai, a soli 3 euro a bustina. Allora. Tornati a Ragusa Vecchia, abbiamo fatto un piccolo spuntino, ma piccolo, eh? La gente ci guardava male, ma non capivamo il motivo. Sapete che ci sono anche persone con dei valori? Bestie! 1, 2, 3! La sera siamo andati a Dubrovnik e queste sono solo alcune riprese, perché poi vedrete. Come ti piace? Ah, amici belli, buongiorno, benvenuti nel nostro ultimo giorno a Dubrovnik, ma voi non vedrete direttamente questa giornata. Perché alla città di Dubrovnik sarà dedicato un video intero. Quindi noi ci vediamo direttamente stasera. Bentornati raga. Allora, la visita a Dubrovnik è finita. La vedrete nel prossimo video. Adesso abbiamo deciso di fermarci alla prima spiaggetta che trovavamo. E abbiamo trovato questa zona che raga è tutta abbandonata. Cioè sembra molto Human Safari Italia abbandonata, ma qua siamo in Croazia abbandonata. Comunque raga, tutta questa zona è abbandonata, proprio tutta. Comunque, è giunto il momento di fare un bagno. Essendo oggi Ferragosto e dopo esserci girati, non so se si sentirà perché c'è un vento della Madonna, dopo esserci girati in metà Croazia a cercare la carne, si griglia. Mi si vede un cazzo. È una pazza, fra chi è così? Ah, io. La grigliata è terminata. Siamo stanchi, oggi mi è cambiato tanto. Alle 6 si riparte, è una nostra destinazione. Voglio vedere. Domani andiamo a Zara, però voglio vedere se ci svegliamo alle 6. Però ci svegliamo adesso, non vi preoccupate. Buonanotte. Buonanotte, ragazzi. Neanche il tempo di goderci la Croazia del Sud ed era già tempo di ripartire. La tappa successiva è stata Zara, una delle città più amate sulla costa, che ha tantissimo da offrire quanto a bellezza e storia. Allora raga, dopo 4 ore di viaggio più mezz'ora per trovare parcheggio, siamo arrivati a Zara. Ecco qui. Raga, mi sa che abbiamo appena finito di mangiare il kebab più grosso della nostra vita. C'era enorme. Ragazzi, era enorme. A Zara, la guerra di indipendenza sembra una ferita ancora fresca. E lo testimoniano questi fori di proiettili presenti sui palazzi. Ce ne sono davvero tanti in giro per la città. Thank you.
Li sentite questi suoni? Questo è l'organo marino, un'opera unica al mondo. All'interno di questi gradoni sono contenute decine di canne d'organo. Le onde del mare soffiano nelle canne dell'organo e i suoni vengono emessi dai gradoni della scalinata. Questa, invece, è un'altra opera simbolo di Zara, il saluto al sole. Sotto questo cerchio si trovano dei pannelli fotovoltaici che di giorno assorbono la luce e di notte creano effetti luminosi. Il giro per Zara è terminato. Molto carina come città, soprattutto l'organo marino che è molto particolare. Comunque siamo abbastanza stanchi e i miei capelli lo testimoniano, quindi abbiamo deciso di iniziare ad andare verso la zona dei laghi di Plitvice. Hai visto come pronuncio bello? È aggiunta l'ennesima bottiglia, vai, prego, prego, tanto ormai la mia macchina è il bidone del... Ti ho preso un botto. E lo sai che me la laverai tu? Zara è una città che mi ha davvero colpito, ma eravamo già in macchina a pensare ai laghi di Plitvice. Raga, sto giro ci siamo superati, siamo finiti nelle campagne più sperdute della Croazia, chiaramente per un motivo, per andare ai laghi. Un altro episodio di Croazia on the road è giunto al termine. Un video un pochino più lungo, ma che racconta al massimo quei 4 giorni. Quindi raga, ci vediamo la settimana prossima. Ah, calma mia! Ciao raga. Ah, e non perdetevi il prossimo episodio perché... Guys, welcome to King's Landing.